Lascio la parola adesso alle scuole, agli studenti. Partiamo dal Bassi. Allora, siamo qua. Qualcuna delle ragazze delle classi che al Bassi hanno lavorato preparando i cartelli con le riflessioni sul tema della solidarietà. Qui ce ne sono già, per cui partiamo da loro, e anche se non sono del Bassi non è un problema, cioè tanto scorreranno e faremo questo, sarà uno spunto per fare delle ulteriori riflessioni, perché insieme, tutte insieme, si lavora meglio, ci si arricchisce, e quindi partiamo così. La nostra solidarietà è credere nella grande ricchezza dell'umanità. La mia solidarietà è non essere omertosi e denunciare. La nostra solidarietà è condividere e sostenerci sempre. La nostra solidarietà è combattere la violenza per un mondo unito. La mia solidarietà è agire contro le ingiustizie. La mia solidarietà è aiuto reciproco per superare gli ostacoli. Siamo del liceo artistico Piazza e la mia solidarietà è poter sostenere le donne che hanno subito della violenza di qualsiasi genere attraverso manifestazioni, flash mob e parlando di questo tema nelle scuole. La mia solidarietà è riflettere sulle cause del fenomeno della violenza sulle donne, che io penso sia legato alla difficoltà di una parte della cultura maschile ad adeguarsi alla cultura femminile. Ecco l'importanza dell'educazione maschile. Siamo dell'Istituto Luigi Einaudi. La mia solidarietà è: le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. La mia solidarietà è: non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti. La mia solidarietà è usare le mani per far rialzare le persone. La mia solidarietà è non essere indifferenti e sostenersi l'uno con l'altro. San Valentino, festa degli innamorati. E le innamorate vogliono meno cioccolatini e più rispetto. I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano. Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell'umanità. Il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l'umanità. Ah, non ho finito. Amare non è urlare, amare non è vietare, amare non è insultare, amare non è picchiare, amare è rispettare prima di tutto se stesse. La debolezza in chi riceve uno schiaffo, chi lo dà. Una donna non è fatta per convivere con un debole. La donna si può corteggiare in mille modi, e forse più. Ma ce n'è uno che va oltre il baffo, e oltre lo sguardo, il rispetto. I diritti delle donne sono diritti umani, unite contro la violenza e le oppressioni di genere. Io volevo dire che ci hanno insegnato ad essere pudiche, ci hanno insegnato ad essere vergognose, ci hanno insegnato ad abbassare la testa, a non rispondere, e invece penso che a volte possiamo essere più sfacciate, un po' più maleducate a volte, e che questo non debba essere più grave invece di quando invece lo è a un maschio. E invece, riguardo alla mia esperienza, io faccio parte del consiglio d'istituto del Matteo Veggio, che è una scuola composta dalla maggior parte di ragazze,
e penso che sia importante che anche le ragazze entrino nei consigli, ad esempio nel consiglio d'istituto, o comunque che si propongano per attività, per progetti, che diventino rappresentanti di classe, che si facciano sentire così come si fanno sentire tutti gli altri, perché spesso sono i maschi che si propongono o che rispondono, e invece penso che sia importante che lo facciamo anche noi. A dire la sua idea di amore, di San Valentino, del potere. È vero che il potere è prevalentemente maschile, che poi entra anche nelle relazioni d'amore? Grazie a tutti innanzitutto per i complimenti. San Valentino è una festa molto importante, sia per l'amore che per altre cose. Però siamo qui tutti in piazza assieme per dire prima di docenti, cioè rispetto, che è una cosa importante. Rispetto a tutte le persone e... sì. Bravo! Che sono bravissimo, non me la cavo. Giustamente. Alessandro è stato il primo che ha scritto la mia solidarietà. E ci ha messo la sacca.